Siamo qui dove tutto ha inizio, al GM Powertrain Europe di Torino. È qui che nascono i motori del gruppo, qui dove nascono i motori della Opel ed è qui dove nasce il nuovo 1003 Euro 6 della corsa. Un'unità davvero molto interessante, fornita in due declinazioni di potenza, una da 75 cavalli e una da 95. Quella da 95 cavalli è particolarmente interessante, non solo perché sarà l'unica che verrà fornita del cambio automatico EasyTronic, ma perché promette consumi ed emissioni davvero notevoli. Tutto questo è stato possibile grazie a un EGR, un sistema di riciclo dei gas esausti a bassa pressione di nuova concezione, un Lean NOx Trap completamente rinnovato e particolarmente efficiente e dei sistemi di controllo del motore all'avanguardia. Sono proprio questi elementi a differenziare questo 1003 dalle precedenti motorizzazioni Euro 5. L'EGR consente un riciclo dei gas a temperature e pressioni sensibilmente più basse rispetto al passato, con un conseguente abbassamento delle emissioni nocive che vengono poi ulteriormente tagliate grazie alla trappola chimica. Il sistema di combustione è stato ulteriormente ottimizzato, il che ha portato a dei vantaggi anche in termini di silenziosità, decisamente di buon livello. La centralina per il controllo del motore, infine, presenta più di 150 funzioni specifiche per le unità a gasolio. Noi ci siamo messi alla guida della versione da 95 cavalli con cambio manuale a 5 marce, che ci ha restituito dei buoni risultati sia a livello di guidabilità che di scatto. Ottimo anche con percorsi con una pendenza significativa e con un manto stradale non ottimale. La corsa 1003 CDTi da 95 cavalli parte da 16.150 euro, con la 75 cavalli prezzata a 14.400 euro.